parla di questo, ma anche la sfida di tutti i giorni, quella di rendere una città più pulita, una città dove si possa spostare più facilmente e soprattutto una città, lo dico guardando una bellissima bimba tenuta sulle spalle davanti a me, io non so come ti chiami, però io voglio come sindaco che quando tu sarai grande in questa città tu possa competere alla pari con tutti, non importa da dove vieni, come vieni. Bravo! Bravo! Bella questa! Bellissimo! Questo è quello che noi dobbiamo fare, la responsabilità che dobbiamo avere tutti. Una città sono le strade, una città sono le luci, una città sono la cultura che riusciamo a dare, i servizi, ma una città sono soprattutto le persone, la dignità, i diritti, la responsabilità. Molla il PD, Marino, molla il PD! Ecco che il PD ha fatto vivo l'appoggio pure lui, tagliare, tiene! Non vedo solo le parole, ma ti voglio dire una cosa. Il Partito Democratico è il Partito Democratico di cui io ho preso l'unica tessera della mia vita. Il Partito Democratico non è solo... Ma io l'avevo fatto prima di... Prima un governo che crede nel bene pubblico, un governo che crede nella assoluta eguaglianza delle persone, nei diritti delle persone e nello spendere in maniera trasparente ogni singolo euro dei cittadini. Ecco, non ci fermeremo, non ci può davvero fermare nulla, perché siamo la città e la città ha deciso di andare avanti e io con voi vado avanti fino a tutto. Siamo democratici, siamo attenti e sensibili a tutto ciò che accade nel mondo. Un minuto di silenzio per le persone che sono morte vittima del terrorismo anche oggi. Vi prego di fare un minuto di silenzio. Bene, grazie, grazie ancora. Insieme non possiamo che vincere e cambiare Roma, non c'è nessun'altra possibilità e lo faremo insieme. Grazie, grazie davvero, grazie per questo segno di incoraggiamento che incoraggia non solo me, ma tutti coloro che vogliono lavorare per una Roma diversa e la stiamo cambiando. Grazie, grazie ancora! Grazie a te! Grazie a te! Ignazio! Incontriamo con un cartello rosso e nero Maria Laura Turco. È rosso con le scritte nere. Sarà un cartello giallo. Ampia rappresentanza del settimo municipio con il consigliere Tutino che addirittura in scena un striptease in sostegno di Marino.
Cosa speri di ottenere, Davide, con questo allora, la prima cosa, la più particolare, è che non ci stanno persone che vogliono picchiare qualcuno, non ci stanno persone assetate di sangue. È strano, è un'altra Roma, no? Vieni, prende la civica. Ah, sì. Riprendiamo questa, diciamo, piccola manifestazione nella manifestazione della lista civica.